Si è svolta ieri presso il Tribunale di Palermo una nuova udienza per il processo nei confronti di Pino Maniaci, avente per oggetto la diffamazione fatta dalla Giunta Comunale di Borgetto nei confronti del giornalista. Secondo l'accusa, Maniaci, in un servizio andato in onda su Teleiato, avrebbe fatto riferimento ad un incontro avvenuto a New York tra degli esponenti dell'amministrazione comunale di Borgetto e alcuni mafiosi locali, in occasione della ricorrenza della traslazione del quadro della Madonna del Romitello, un evento che richiamò l'attenzione di tanti fedeli, dalla banda musicale del paese, a seguito anche dell'emittente locale Teleoccidente. Tra i testi chiamati a rendere conto di quanto accaduto oltreoceano, il sostituto commissario della Polizia di Stato, Leonardo Simeoni, che all'epoca dei fatti, dopo la querela, ebbe il compito di condurre le indagini, acquisendo in particolare le immagini girate dagli operatori di Teleoccidente, delle quali si notava la presenza di Francesco Rappa, cugino dell'omonimo capomafia storico di Borgetto. Rappa sarebbe stato immortalato mentre abbracciava una persona di spalle. Non è chiaro chi, ma si sarebbe trovato accanto al sindaco Gioacchino De Luca. In altre occasioni sarebbe stato ripreso accanto a Salvatore Giambrone e a stretto ridosso degli amministratori di Borgetto. Dei video sono stati estrapolati fotogrammi dei momenti specifici, illustrati e commentati in aula. La difesa di Maniaci ha dato il proprio consenso all'acquisizione di tali fotogrammi e dell'intera informativa con gli allegati. Tuttavia, nessuno tra i testimoni è riuscito a confermare se questo incontro tra la delegazione del Consiglio Comunale e i due personaggi sia avvenuto o meno, nonostante questi siano stati immortalati dai cameraman presenti. Di fatto, comunque, il presunto servizio giornalistico con il volto e la voce di Maniaci, oggetto della querela da parte dei soggetti del Consiglio Comunale di Borgetto, non esiste. Il fotogramma con allegato indicato come allegato A13 dovrebbe essere l'arrivo dal primo pullman alla chiesa di San Mel a Whitestone. Sono due foto per ogni pagina, giusto? Sì, sono due foto per ogni pagina. La prima in alto è visibile la persona che noi abbiamo identificato per Francesco Rappa, che abbraccia una persona di spalle con accanto il sindaco Gioacchino De Luca. La seconda ritengo che sia all'interno della chiesa di San Mel, in cui diamo visione di Francesco Rappa. Lo facciamo per evidenziare il fatto che ha questo particolare che lo rende riconoscibile, a nostro parere, che è quello della mano sinistra monca fino all'avambraccio. È una collana d'oro, mi pare. È la collana d'oro, una camicia rossa e un pantalone bianco. Vabbè, che in bianco e in nero purtroppo questi. Che per quanto ricordo. Poi la fase infatti del bacio. Però dal video si vedono. Dal video sì, si vedono. Senta, da queste immagini lei ha estrapolato, comunque sono state estrapolate delle immagini relative a tale Francesco Rappa. Sì. Oh, detto a Manuzza. Sì. O Monco. Sì. Di questo tipo, credo. Manuzza no, Mano Monk. Un lapsus freudiano che diventa un altro. Di lunga memoria. Senta, e questo Rappa che voi identificate nei video e che trovate anche in prossimità del sindaco e di tutti i componenti, adesso ce lo descriverà se così sì. O meno, e a chi appartiene familiarmente e quali sono i suoi pregiudizi penali? Devo consultare. È prodotta con consenso, sì, sì. Dobbiamo far leggere. Pubblico ministero, le ho permesso di fare tutto l'interrogatorio producendo la voglio fare il mio contesto. Certo. Non so se l'ho prodotti in quale fase. Comunque, noi abbiamo fatto riferimento. Siamo a pagina 19. Pagina 7 della sua informativa, sì, c'è anche un numero 7. Indicizzato, comunque pagina 7. Dunque lui, gli ho fatto riferimento, era destinatario, però questo non l'ho citato perché ritenevo, dunque il problema è stato questo, non ho riferito dei precedenti di Francesco, sì dico, è cugino di Francesco Rappa, quello nato il 2 settembre del 42, questo è un pluripregiudicato che è immigrato in USA nel 62. Nell'ambito di questa ordinanza di custodia cautelare, la 10.173, era ricompreso anche il cugino Francesco Rappa del 35.
Comunque sia, Francesco Rappa del 35 era già destinatario nel 1985 di un mandato di cattura internazionale per associazione mafiosa. Stiamo parlando del Francesco Rappa del Mano Monca. E che era in prossimità del sindaco di Cusi, e poi lo vedremo, quindi soggetto indagato per associazione di stampo mafioso a delinquere, unitamente a chi pure? È possibile ai Fardazza di Partinico? Sì, ma io non l'ho detto in questa nota perché devo rappresentare che la documentazione che faceva riferimento alla nostra precedente investigazione sono andati al macero, per cui ho ritenuto che fossero meritevoli di approfondimento investigativo. Io posso fare riferimento a carte che sono rimaste a me a titolo del tutto personale, ma è chiaro che era ricompreso nei mandati di cattura internazionale dell'epoca sia Mano Monca del 35 che il cugino. No, ma parliamo di Mano Monca, quello che è nei video, nei sì, filmati. Perfetto. È un Francesco Rappa associato mafioso? Sì, assolutamente sì, era destinatario e latitante unicamente a tali Giambrone pure. Sì, ai Giambrone, a Badalamenti, a tanti e altri. E questo Giambrone Salvatore invece che trovate a New York che fa i ricevimenti di casa, avete accertato se avesse legato? E non c'è stato possibile accertarlo. Non è stato possibile. Abbiamo rilevato, cioè che meritava approfondimento, perché avevamo rilevato che alcuni Giambrone erano emigrati da Borgetto e c'era un Giambrone Salvatore che era destinatario di mandato di cattura, ma non sappiamo il Giambrone Salvatore che vediamo all'aeroporto e che fa come si dice, gli onori di casa, sia riconducibile anche per parentela a quei Giambrone. Non lo sapevo. Cioè richiedeva un'attività rogatoriale. Invece avete sentito a sommaria informazione di tutti gli interessati al viaggio, i quali vi hanno detto che non hanno mai incontrato né Rappa né alcun parente dello stesso. Sì, così è stato. Sì, così è stato. Però lo Spina, che voi avete sentito a sommaria informazione, invece diceva che tutti conoscono il Rappa e i loro parenti, anche se però ribadiva che non aveva incontrato nessuno. Così. È così. Se ci dà il consenso per la produzione, avvocato, altrimenti non può riferire sulle somme informazioni. Ha preso, gli sono state chieste poco fa dai pubblici ministeri cosa avessero dichiarato a sommare informazioni alcune persone, sì, che loro hanno sentito. Dico evidentemente era per la comprensibilità e la testimonianza, però dico di queste dichiarazioni del relato non ne possiamo tenere conto. Dico, è sempre per comprendere il quadro, dice, perché il quadro che appare è un quadro dove c'è un soggetto con una gran catena d'oro, esponente di spicco di primo piano, sì, avvocato, però il qualcuno della delegazione, però vogliamo capire, anche il quadro deve essere un problema di regole processuali, non è che stiamo parlando di rilevanza, no, perché no, la rilevanza la capiamo. Andiamo ai fotogrammi. Gli animi si sono scaldati quasi alla fine dell'udienza, a conclusione delle testimonianze, quando la PM Amelia Luiz ha chiesto il deposito di 3 conversazioni intercettate fra alcuni indagati colpiti negli scorsi giorni dall'operazione antimafia Game Over, che avrebbero ad oggetto proprio Maniaci. Un passaggio in particolare, quello in cui si fa riferimento al fatto che Maniaci sia stato convocato dagli agenti ai quali avrebbe rilasciato importanti dichiarazioni sulle attività dei soggetti colpiti dal Blitz, metterebbe in pericolo, secondo l'avvocato Parrino, la sicurezza dello stesso giornalista. Chi doveva sapere adesso sa che Pino Maniaci ha fatto arrestare uno dei gruppi mafiosi più potenti di Partinico e non ha nessuna tutela. La procura, con questi atteggiamenti, ci deve spiegare dove vuole arrivare. Dovrebbe occuparsi anche della tutela di tutti i cittadini, lui compreso, e non soltanto di giocare con le vite delle persone. Non è più tollerabile, ha dichiarato il legale che ha dato il consenso all'acquisizione. Che venga acquisita, anche per fare chiarezza, un comportamento da parte della procura che a questo punto vogliamo chiarito. Vogliamo che siano acquisite pagina 267, sino 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274 e 275 dell'ordinanza custodiale che ha riguardato appunto gli arresti ultimi e che riportano testualmente lo spunto investigativo che ha consentito di sviluppare tale accertamento
è stato appreso dall'emittente televisiva locale Teleiato, che ha sollevato la questione in data 13 aprile 2014. La procura non solo ha messo senza omissare nella richiesta di ordinanza e poi è stata questa è l'ordinanza e poi è stata riportata e giudice mica potevo scoprire sì poi lo vedremo certo. È stato anche inserito, siccome le conversazioni di cui parlano sono del Nania, che appena che dice due anni dopo dice che Magnaci è pagato due anni dopo queste denunzie fatte da Teleiato. Il Nania ci dice che Magnaci è pagato dai politici per fare tacere le cose, e ecco perché il pubblico ministero sta producendo. Noi vogliamo attenzionare la signoria vostra per vedere anche se vi sono risvolti e se è il caso di trasmettere anche i relativi verbali a Caltanissetta. Peraltro, a pagina 274 viene detto questo: il medesimo giornalista, in sede di sommarie informazioni testimoniali alla PG, ha altresì riferito di aver visto personalmente Bacchi incontrare Nania Francesco dopo la scarcerazione di quest'ultimo, nonché di sapere che la mediazione tra i due era effettuata principalmente da Pizzo Antonino, detto Nino. Magnaci non ha nessuna protezione in questo momento. È stato pubblicato, e chi doveva sapere adesso lo sa, che Pino Magnaci ha fatto arrestare ed è alla base degli arresti di uno dei gruppi mafiosi più potenti di Partinico. Non ha nessuna tutela, e la procura con questi atteggiamenti ci deve spiegare dove vuole arrivare. Atteso che, ricordo a me stesso, dovrebbe occuparsi pure della tutela di tutti i cittadini, compreso il sottoscritto, e non di occuparsi soltanto di giocare con la vita delle persone. Non è tollerabile che in un'ordinanza pubblica sia indicato Magnaci come colui che fa restare tra i mandamenti più pericolosi oggi che ci sono a Partinico. Presidente, chiedo l'acquisizione dell'ordinanza per dimostrare che questo non è stato detto. Magnaci ha fatto una denuncia, ma certo non è stato solo lui che ci ha fatto arrestare 31 persone. Ci sono intercettazioni, OCP. E Magnaci effettivamente ha fatto una denuncia contro Bacchi e forse risulta riportato in ordinanza, ma non vedo questo come possa attentare. Intanto verbalizziamo alla correttezza del comportamento della procura. In relazione a tali nuove emergenze, chiede che la perizia oggi conferita venga estesa alle suddette tre conversazioni. E se vuole produrre le posso vedere, si tratta di pagine giudice, dell'ACC. Noi chiediamo naturalmente acquisizione anche delle conversazioni. Non siamo passati alla verbalizzazione delle ci mancherebbe. Allora, io ho capito, vediamo se ho capito bene, che lei chiede l'acquisizione di queste pagine dell'ordinanza eseguita l'1 febbraio, eccetera. Le relative intercettazioni a cui fa riferimento. La cosa che lascia perplessi, continua Parrino, e che preoccupa è che si tenta di far entrare nel nostro processo delle intercettazioni che riguardano l'ultima ordinanza custodiale che ha riguardato l'arresto di 31 persone, con intercettazioni fra arrestati o indagati nella stessa indagine che vorrebbero comunque sminuire e mettere sotto altra luce la figura di Magnaci, un po' come stortore professionista, corrotto, prezzolato, che prende i soldi dai picciotti addirittura. La procura pubblica delle notizie, che dal punto di vista della riservatezza andavano sicuramente omissate, non può permettersi queste cose. Ha un obbligo di difesa nei confronti del cittadino e tutto ciò prescinde dalla consapevolezza o meno. La procura, commenta ancora l'avvocato a udienza terminata, non può abbassare la guardia e mettere a repentaglio un cittadino, mettendolo così alla berlina, sottoponendolo a chissà quali potenziali ritorsioni su fatti gravi e delicati. Non sono ammessi scivoloni di questo tipo da una delle procure più importanti, addestrate e meglio informate al mondo sul fenomeno. Non è tollerabile, ribadisce.